C'è il dentifricio, bagno schiuma e shampoo. E immagino il water. Così è riuscito a Ma sì. raccogliere l'acqua potabile. Così, one moment. Ah, ok. Fai And così, tutti. così si allontana. E si può bere. I dentali abbiamo anticorpi un po' più leggeri. Questa è la doccia del papà. Si mangia anche questo. La parte, diciamo, morbida. Eccolo qua. Tui. Buono. Viali un po' più alti perché altrimenti è veramente bellissimo. Pure questa mega pozzanghera dove ha messo dei pesci. Sono tantissimi. Questa giara praticamente piena d'acqua e quella bacinella serve per versarsi l'acqua addosso. Ecco, il sistema più o meno è questo. Ah, questo è il bagno al coperto. Ah, vabbè, dai, pensavo peggio. C'è il water qui per terra, alla turca mi pare che si dica. È una vasca dove praticamente si raccoglie l'acqua per tirare l'acqua. Qui c'è il dentifricio, bagno schiuma e shampoo. E qui un filo per appendere i vestiti. Ok, queste sono le ruote, praticamente non hanno la gomma. Che cos'è? Serve per prendere l'acqua da questa pozzanghera e riempire, immagino, la water. Hai capito? No, it's okay, ma per la cap. Ma per la cap. Yes, ma per la cap. Quanti metri giù? È un pozzo. 28 Ah, 28 metri. Questo tubo va giù per 28 metri e così è riuscito a Ma sì. raccogliere l'acqua potabile per bere e per, diciamo, farsi una doccia, riempire il bagno, eccetera, eccetera. Pazzesco. E per annaffiare. Ah, e questa è l'acqua potabile, l'acqua che si beve. Ma sai tu mai? Take care before a little put like a lenzuola white and take it again. Ah, ok, poi fa un filtro con tipo una maglietta Because e you leva see, l'impurità e sometimes si beve. Poi non dai, ma Ok. dai. Ok. Ora tu ci fai vedere come si beve. Però mi ha appena detto che andrebbe filtrata e io non vedo nessun filtro. When you want drink, you need to do like this. Così, one moment. Ah, ok, fai And così si allontana la sporcizia e si può bere l'acqua gratuitamente a metro zero perché ce l'ha sotto casa. Ci va? No, grazie. No, me l'ha offerta, ma no, grazie, perché noi siamo un po' più sensibili, non per qualcosa, ma noi occidentali abbiamo anticorpi un po' più leggeri dei loro. E questo coperchio tutto arrugginito è per, diciamo, proteggere l'acqua da impurità, ma That they say that come this vedete. no bene, but a close for Ok. mosquito senza la coinsai, Ok. capito? E questo è lo stendino. Ah, questo è il parcheggio della mucca. Questo bambù ha 2 anni di vita e si mangia anche questo. Ma cosa si mangia esattamente? Questa parte qui. No, quindi io. La parte, diciamo, morbida. Eccolo qua. Non questo, perché il bambù, come sapete, è durissimo. Però questo qui è morbido e si fanno le zuppe. Coconut? Ah, questa è una palma da cocco piccola. Questo è l'albero del lime. Tui. Buono. Mamma mia, che profumo. Niente, qui ancora non va questo terreno per fare la risaia, non ho capito perché. Come vedete, per muoversi nelle risaie bisogna creare questi, diciamo, viali un po' più alti perché altrimenti non potresti camminare, perché qui sarà tutto pieno d'acqua e di riso. Ecco qua, vedete? Questa è la strada da percorrere. Ah, ok, ho capito come funziona. Quella è sempre del papà di Tui, quella risaia già tutta verde. E visto che ce n'è tantissimo, dice Tui che non può stare troppo riso in una risaia e quindi viene dato più spazio, viene fatto respirare e quindi
l'eccedenza di quella risaia viene piantato in questo terreno dove ancora non c'è nulla. Ed eccola qua, una risaia in ottima forma. È veramente bellissimo. Come vedete è molto fitto qui il riso e quindi viene liberato un po' questo terreno a favore dell'altro. Ragazzi, il padre Tui è un imprenditore vero, c'è pure questa mega pozzanghera dove ha messo dei pesci e quindi quando diventano grandi li prende e li mangia, incredibile. Adesso mette il cibo e se ne prende cura. Eccoli là, ancora sono piccoli. Vabbè, quindi l'obiettivo è sempre quello di rivenderlo o mangiarlo. Sono tantissimi, centinaia. Anche quell'erba che cresce nella superficie di quest'acqua è potabile, è commestibile, si mangia.